Dunque, grazie all'amico Michele DR, artista con il quale ho già condiviso diverse esperienze d'arte qua e là, sono stato selezionato dalla Fondazione Granata Braghieri di Invernago, della città, Imbersago, ecco, sì, provincia di Lecco, per una collettiva, per una collettiva d'arte che si dividerà in scultura e pittura, arte figurativa. E si è sentito il din di una notifica, ora dovrò rifare questo video. No, non è vero, non lo rifarò. Questa collettiva si svolgerà a maggio e ho ricevuto la mail di conferma dopo aver partecipato al primo incontro, che doveva dare stimoli, no, agli artisti a lavorare su un tema comune. Insomma, ho ricevuto conferma della partecipazione e mi è stato specificato che la mia opera dovrà essere al massimo grande, insomma, un metro per un metro. Quindi abbiamo uno spazio disponibile per la mia opera di un metro per un metro. Ok. Allora, la mia idea era quella di, e la sottopongo alla vostra attenzione per sapere la vostra opinione, la mia idea era quella di lavorare a un'opera frattale barra subappalto, cioè vorrei subappaltare quest'area di questa superficie, no, di un metro per un metro ad altri artisti. Quindi a me è stato affidato un metro per un metro, un metro per un metro per una mia opera, quindi un metro quadro per una mia opera. Io vorrei realizzare la mia opera, e la mia opera consiste nel subappaltare la mia opera. Quindi chiederò ad altri 8-9 artisti di realizzare delle opere di 25 cm per 25 cm che esporrò all'interno dell'area dedicata a me. Questo per tutta una serie di ragioni. La prima ragione è quella che, insomma, è in qualche modo un'azione naturalmente un po' provocatoria. Quindi, se qualcuno affida a me la realizzazione di un'opera, ma questa mia opera prevede altre opere, ecco, ha proprietà transitiva la scelta di un comitato artistico, quindi se ho il loro favore e la loro accettazione, loro accettano la realizzazione della mia opera, quindi io a mia volta, il mio gusto nello scegliere altre opere o altri artisti, va bene anche a loro? Quindi si sceglie l'opera o si sceglie il lavoro dell'artista? E questa è la prima domanda. La seconda domanda interessante è quella che riguarda appunto le nuove forme di arte, che sono alle volte condivisive, quindi a chi appartiene quest'opera che io realizzerò? Sicuramente apparterranno i singoli quadratini ai singoli artisti, il complesso della mia opera forse apparterrà a me. Il terzo aspetto è quello che ha una certa eco curatoriale, questa cosa, quindi sembrerebbe che io sia il curatore di una piccola mostra all'interno di un'altra mostra, quindi questa è l'idea dell'opera frattale, oltre che subappaltata. No, direi che già basta così, insomma, questi sono i temi fondamentali di questa mia opera, quindi vorrei confrontarmi con voi. So che insomma, fra i miei contatti ci sono altri artisti che si occupano di queste cose, oppure di critici, ecco, insomma. E quindi l'idea di una sorta di arte condivisa, ma condivisa veramente nella pratica, come questa. Su temi come la proprietà, su temi come le proprietà transitive delle scelte, e viva.